Guess who's back? Mommy, we're home. Say hello to my little friend. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di The Suffering 2. Allora, oggi prima di continuare la nostra avventura vi vorrei spiegare un po' due cosette. Andiamo quindi nella lista mappe. Ecco, infatti vi vorrei spiegare come funziona la moralità, che sarebbe questa barra. Tra l'altro c'è anche scritto il nome. Allora, da quello che ho scoperto, perché non sono molto sicuro del suo funzionamento, ho dovuto fare delle ricerche, infatti. E non ricordo neanche se questa moralità c'era in The Suffering 1. Comunque, dovrebbe funzionare pressappoco così. Allora, questa barra si può colorare o riempire sia verso destra che verso sinistra. Si riempirà verso destra quando noi commetteremo delle cattive azioni. E cioè uccideremo e non aiuteremo le persone innocenti che incontreremo durante il nostro cammino. Per esempio qui già c'è una bella tacca verso destra, perché nello scorso video ho ucciso Ejaira, quel tizio di colore che ci voleva aiutare, ma che poi si era buggato. Io poi l'ho ucciso. Vabbè, ma comunque quello è stato un errore mio, dopo ci ho pensato che non dovevo farlo. Perché se mantengo questa condotta, e quindi riempio la barra verso destra, alla fine del gioco dovrei sbloccare il finale cattivo. Mentre invece se aiuto queste persone e le salvo da morte certa, la barra si dovrebbe riempire verso sinistra e quindi alla fine del gioco dovrei sbloccare il finale buono, che è quello a cui punto io. E quindi in poche parole questa è la moralità. Poi l'altra cosa che vi volevo spiegare, che vi volevo far vedere, è che praticamente nel taccuino di Jordan, ma anche nel diario di Carmen, si sono bloccate tutte le pagine che avevo sbloccato fino adesso. Ma questo sarà sicuramente un altro bug, perché è impossibile una cosa del genere. Come potete vedere è tutto bloccato di nuovo. Comunque a noi questo dettaglio ci frega ben poco, perché tanto le avevamo già lette le pagine. Quindi non ci resta altro da fare che andare avanti. C'è qualcuno che parla. È la Jordan con i suoi scagnozzi. La posso uccidere. Aia, mi sparano. Non sparate, infatti. Come penserai più tardi a me? Cioè, ve ne scappate. Avete paura di Torque? Vabbè, ma uno scontro adesso contro la Jordan sarebbe stato improbabile. Cioè, siamo ancora quasi all'inizio del gioco. Ma adesso dove devo andare, quindi? Ah, mi devo arrampicare. Di qua posso salire? No. Lì c'è un buco nel muro. Devo andare per forza di là. Oh merda, un altro piromane. Con questo però devo usare i fucili a candemozze. Già è morto. Buon per me. Oh, qui c'è un po' di bella robetta. E qua? Delle granate accecanti. Ma io voglio quelle esplosive, voglio le molotov. Che me ne faccio delle granate accecanti? Devo andare in quel buco. E come devo fare? Devo saltare? No, sono caduto come un coglione. Mannaggia. Vediamo se riesco a saltare da qua. E come devo fare allora?
Ah, c'è un telefono che squilla, come al solito d'altronde. Vediamo chi è. E di nuovo quella scassapalla di Carmen. Ok, come al solito sei stata molto inutile con le tue telefonate. Non riesco a capire perché mi chiama. Cosa vuole dirmi? Aspetta, ma devo spostare questa cassa. Perché lì la porta è chiusa. Non saprei come entrare. È l'unica soluzione. Ok, ci siamo. Bene così. E siamo entrati nel posto dove c'era la porta chiusa. Un altro punto di controllo e altro alcol. Vediamo qui e c'è. To un altro cadavere, ma tu guarda un po'. Chi l'avrebbe mai detto? Il tubo non mi serve, devo andare per forza di qua. È permesso? Chi c'è? E Là dentro c'è uno di quegli stronzi di voi Peter. chi siete? Lo sceriffo di qui finché quella cosa non sarà morta. Ammazzala e ti lasceremo entrare. Con noi sarai al sicuro. Proprio con voi sarò al sicuro, certo, come no? E te pareva. Ma fatemi uscire! E statevi zitti! Ma guarda, sbucano dal soffitto questi bastardi! Ce l'ho Abbiamo fatta. qualcosa per te. Ma tu guarda un po' sti due cretini. Tieni, prendi questo. Spero ti sia utile. Scusa, bello, ma sei un po' troppo sciroccato per stare qui dentro. Sciroccato, non Iniziamo sentivo con questa realismo. parola dagli anni Non 90. vogliamo che tu attiri altri mostri. Pensate di essere un Che cazzo succede? Il cacciatore. E apri. Ma no, è sparito di nuovo. La caccia è aperta. Ci è mancato poco, amico. Perché hai portato qui quel tizio? Io l'ho portato, è lui che mi Hai segue. fatto del tuo meglio, Torque. Come del mio meglio? Oh Oh no. Cristo, sta attento, Lenny! Perché non hai salvato Povero prima? Lenny. Stupido figlio di puttana! Vediamo un po'. Ed ecco qua. Quanto lo sapevo. La barra sta aumentando verso destra, perché è morto Lenny. Ma non è stata colpa mia, voi stavate rinchiusi qui dentro. Levati dai piedi, amico! Attiri quei mostri come una calamita! Bella riconoscenza. E mo che devo fare? Ah, ho aperto la porta. Fammene Ci è mancato andare, poco, sennò amico! ammazzo pure Perché hai questo. portato qui quel tizio? Altro punto di controllo. Qui è tutto disastrato. Munizioni e anche delle Molotov, finalmente. Sento puzza di boscata però. Le macchine le posso guidare? No. Però sarebbe stata una bella feature per il gioco. Quella di guidare dei mezzi. Ma questo è il Grand Theater, quello dove ci aveva dato appuntamento Killjoy. Ma le porte sono chiuse. E io adesso dove vado? Che devo fare?
Ah, ecco che devo fare. Ma non finite mai. Non c'è un attimo di pace. Sempre chiuso. Eppure il Gorger. E chissà quanti ne usciranno ancora. Andate via, bestie schifose. Ma sbucano come funghi. Devo andare a ricaricare. Ti piace il fuoco, eh? Non chiedetevi perché. Apri Killjoy. Come? Nessuno lo sa. Ma sappiate questo. Sono dappertutto. Me ne sono accorto. No, vabbè, ma qua mi sa che dovrò fare un bel taglio. Mannaggia, muori, piromane! Allora? Oh, finalmente le porte sono aperte. Non potete capire quello che ho dovuto affrontare. Orde di nemici. Poi si sono aggiunti pure i piromani. Il dottore dice che è tutto nella tua testa. Sì, come no. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Ehi, papà! Una bella rivoltella. La scambio col fucile a canne mozze. Hai bisogno di aiuto. E poi andiamo a trovare mio figlio nel Grand Theater. Ed è sparito. Come al solito. Questa era un'altra visione di Torque. Se non si era capito. Ora andiamo a prendere Killjoy. Dove sei, bastardone? Prima però vi delizierò con un piccolo assaggio delle mie imparzialità. Ora che la tempesta è tornata ad infuriare su di noi, quale modo migliore per... Il fucile non lo prendo. L'oxombio sì. Una mappa. Vediamola un po'. Ah, eccomi, sono qui. Grand Theater. Va bene. Avanti. Continua. Che quanto è vero che sono un fedele cristiano. Ma chi è che parla insieme a Killjoy? Possa anche per procurarmi un buongiorno. Avanti. Continua. Trovi la mano. Accompagnatemi come angeli custodi sino al mio ultimo istante. E quando la scure cadrà su di me, separando l'anima mia dal corpo, è lì che c'è. Fate una sola dolce offerta. Locandina Teatro. E sollevate la mia anima al cielo. Avanti. Vediamo un po'. Ah, eccolo. Il celebre psichiatra il dottor Killjoy vi porterà dentro la mente umana. Di ritorno a Baltimora dal suo modernissimo laboratorio privato sull'isola di Carnate, il dottor Killjoy vi mostrerà tutto ciò che ha imparato sui meccanismi della psiche umana. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sugli sbalzi d'umore irrazionali, sulle visioni inquietanti e sulle tendenze. E poi c'è una scritta in inglese che dice: Witness alive,
Operation on a Human Brain for One Night Only. Shish, come direbbe Renzi. Vabbè. Eccellente creatura, che la mia anima vada in perdizione, ma come io l'amo, e quando non l'amerò più, sarà la fine. Andiamo di qua. Tu sei un angelo di paradiso, ma io son giù, legato mani e piedi. E questo chi è? Una ruota di fuoco, le mie lacrime scottano in faccia come piombo fuso. Ah, ma sei un drogato, sei un tossicodipendente. Avanti. Non stai bene, fratello, però, La squagli, la tiri su e poi te la... Tra è meglio che non l'uccido. Sì, giusto. E poi ricominci. Avanti, continua. Trovi la roba. La squagli, la tiri su e poi si va in scena. È previsto qualche spettacolo? Oh, cazzo. Notizie flash. Dal nostro inviato a Baltimora. La città è in preda al caos, minacciata da orde di orribili mostri contro le quali le forze di polizia sono impotenti. E il nostro eroico Torque è tornato esattamente al punto di partenza. È triste, vero? Le creature, i massacri, la tua famiglia, i dubbi sul tuo passato. È ricominciato tutto. Sembra il patetico seguito di un film di successo, non è vero? I bambini possono essere la rovina al botteghino, ma riescono sempre a commuovere il pubblico. E ne ho la prova. Tuo figlio Cory. Hai imparato la lezione, papà? No? Tutto quello che so l'ho imparato da te. Mi hai insegnato tu come si risolvono i problemi. E io mi sono liberato di te nello stesso modo. Sei fiero di me adesso? Eh sì, se non fosse morto il povero Cory avrebbe dovuto affrontare una vita di cure psichiatriche. Non che l'idea mi dispiaccia. Frugare nella sua materia grigia potrebbe aiutarmi a capire il giovane Cory e quello che è diventato. Cosa avrei mai fatto per indurlo a ridursi così? Tuo figlio conosceva bene le regole del gioco e te lo ha dimostrato. Forza, allora, fammi vedere quanto sei bravo. Ho degli amici qui che non vedono l'ora di cominciare. Ah, ma allora è morto Cory, il figlio di Torque. Ed è ricomparso di nuovo Blackmore. Ma che vuole da noi? Ehi, ma che cos'è quella cosa che si sta riempiendo sotto la barra dell'energia? Non ditemi che è la barra per diventare un mostro. Perché anche da quello che dice Blackmore, mi sembra che è quella. Sì, ma quando mi posso trasformare? Io schiaccio il tasto e non succede niente. E ho finito pure i colpi. C'è dell'odio dentro di me, lo so. Quando l'indicatore di pazzia è al massimo, premi Tab per avviare la trasformazione. Ah, ecco. Direi che ci siamo adesso. Hulk spacca. Finalmente ho di nuovo il potere. E adesso? Devo tornare normale. È bello vedere la tua vera natura. Ora ti ricordi cosa devi fare per arrivare fino in fondo. Bentornato,
muoio dalla voglia di giocare con te. Questo è un altro che evita lo scontro, come la Jordan. Comunque spero che questo potere mi renda più facile la vita. E adesso dove si va? E certo, ci mancavi solo tu. Ah beh, è sparito da solo. Ottimo. Qui che c'è? Fucile. Che lo scambio con la rivoltella. Andiamo di qua allora. Finalmente munizioni. Ero rimasto proprio a secco. Zombio. La rivoltella non la prendo. Sapete che Killjoy, anche in The Suffering Room, usava spesso i proiettori per mostrarsi. Ogni mezzo a tua disposizione per sopravvivere a questo caos. Che poi che ci avrà tanto da parlare, dico io. Possa esserti utile. E ci risiamo. Un altro round con questi dannati mostri. Vabbè che i combattimenti sono il fulcro del gioco, però datemi un po' di tregua, cazzarola. Quale muro? Questo. Detto fatto. Merda. Ma state zitto, Killjoy. Che casino. Aiuto, sono bloccato. Mi sono salvato in calcio d'angolo. Certo che mi hanno ridotto proprio male. Sto senza energie. Comunque ricarichiamo e andiamocene da qui. Tanto non c'è più niente da fare. Oh, quello che ci volevo. Altre molotov. E qui non c'è niente. Ancora tu, ma che palle! C'è un'ultima lezione che devi imparare prima che tu e Blackmore possiate cominciare ad appianare le vostre divergenze. E quale sarebbe? Dovrai raggiungere il tempio dell'automedicazione, dove tutti i tossicodipendenti si recano per cercare delle risposte. Cioè devo andare in una comunità. E ora sbrigati, c'è ancora molta strada da fare. Ma mi prendi per il culo? E quest'altro chi è? Ehi, amico, che ci fai qui? Un altro drogaticcio. Proprio un'idea geniale piombarmi addosso così. Oh, tossico di merda. Ha bisogno di te. Cercata. Ma cosa? Tu somigli a... Non è possibile. Papà, ma chi? Dove? Io sono tuo padre. E tu chi sei? Luke Skywalker? Papà, ho bisogno di una dose per rimettermi a posto. Ma riusciremo a salvare questo figlio adottivo degenere? Questo lo scopriremo solamente nel prossimo video. Qui
Quindi vi ricordo come al solito di commentare, di condividere e di mettere un bel mi piaciozzo se il video vi è piaciuto. E detto questo, vi posso anche salutare. Ciao!